pomeriggio, visto la bella giornata, ho deciso di andare a visitare Cerveno, piccolo paese di 700 abitanti. Giace ai piedi della Concarena. Qui si estraeva il marmo chiadino, che è una varietà di marmo. È stato usato soprattutto nella costruzione di luoghi di culto. La parrocchiale di San Martino del XIII secolo. Continuando la mia camminata in Cerveno, vedo il santuario della Via Crucis. Essa raccoglie 14 cappelle, ai lati di una scalinata. L'edificio rimane sulla piccola piazza del paese. Le stazioni sono rappresentate con gruppi scultorei in legno e gesso. Entrando nelle piccole vie, la mia sensazione è che il tempo sembra che si sia fermato. Guardando le case, pur ristrutturate, vedi ancora poggioli in legno, archi con portoni antichi. A 1946-90 già fa la prima via tutti i viventi, lavoro della gente da 72 hanno ogni 10 anni fa la protezione vivente, ma lo fa dal 2002, era capo dei giudei. Tredici fontane e 576 gli abitanti, con due canelle per ogni fontana, eram e già la ur. Gli ha priata su Pantosino, ma gli ha dovuto servire perché gli era la ur. La pressione la fa sciupare le guarnizioni. No, me, adesso. Ciao.